Salve gente, benvenuti in questo nuovo video, registrato come sempre all'ultimo. Registrato come sempre poche ore prima della pubblicazione, perché ieri ho registrato il video che dovrebbe uscire fra tipo 5 giorni, per sbaglio, perché pensavo uscisse oggi. Ma oggi parliamo iPhone 14 e 14 Pro, 14 Plus, ora ne parliamo, ne discutiamo a modo, e 14 Pro Max. Partiamo da iPhone 14, quindi sono le novità che arrivano sia su iPhone 14 sia iPhone 14 Pro, quindi sulle due gamme principali di iPhone 14. Fotografia satellitare, quindi puoi fare le foto alle stelle, molto interessante. Tutti lo diciamo perché oltre che se ne parla da anni, nel logo dell'evento ci sono le stelline, quindi tutti, diciamo, le stelle sono tante milioni di milioni, fotografia satellitare, non rompere i coglioni. Colori. Il solito nero barra mezzanotte, il solito galassia, il solito product red, che dovrebbe essere ancora più scuro, simile iPhone XR. Poi si parla di un nuovo giallo quest'anno. Io l'esigenza di un iPhone giallo non la sento, ma se qualcuno lo compra, bene per lui. Poi al posto del solito rosa abbiamo un viola quest'anno, dovremmo avere un blu diverso, un po' più scuro, un po' più petrolio, e poi un verde, un nuovo verde simile a quello nuovo ma un po' diverso. Quest'anno linea molto semplice, molto simile a quella dell'anno scorso. O il viola e il verde verranno presentati in primavera. Sempre il viola e il verde presentano in primavera, hanno un po' rotto le balle, però che ci dobbiamo fare? Questi sono i leak. E visto che non si volevano far mancare niente, questa funzionalità penso che però è esclusiva USA, perché connettività satellitare, puoi telefonare usando i satelliti. Bello, ci sta. Cioè, prende molto di più alla fine, quindi meglio, anche per le situazioni di pericolo, cosa che penso la sfrutteranno. E penso che arriverà su Apple Watch Pro dopo. No, nel prossimo video ne parliamo a modo. Quindi, interessante, però molto interessante. E ovviamente abbiamo la solita fotocamera con le solite due cagatine di più. Mi hanno un po' stufato, penso resteranno anche quest'anno solo 12 megapixel, almeno sui modelli normali, quindi non c'è tanto da dire alla fine. Solite due novità, magari arriverà video su qui innovativi, cosa che penso arriverà solo sui modelli Pro, ma penso arriverà o quest'anno o l'anno prossimo di sicuro. Però, cioè, solite cose di cui non interessa praticamente a nessuno. E tra l'altro quest'anno al posto del Mini, aggiungo per chi non avesse seguito gli scorsi video, al posto del modello Mini avremo il modello Plus, quindi grande come il Pro Max, che non so perché, cioè era più facile chiamarlo Max, Plus è più figo oggettivamente come il nome. Sì, Plus, mi mancavano gli iPhone Plus, sono tipo bellissimi, iPhone 7 Plus e l'iPhone 8 Plus sono tra gli iPhone più belli di sempre, quindi l'iPhone Plus io lo approvo sempre. Basta! Quest'anno c'è il nuovo di prezzo. E voi direte, no? E invece vi dico sì. Perché l'iPhone da 6.1, il 14 base, va 10 euro sopra il 13 mini, che veniva 100 euro in meno del 13. Quindi scende di 90 euro rispetto al 13, il 14. E invece rispetto al 13, il 14 Plus, quindi ancora quello grosso, sale solo di 10 euro, quindi 949 euro e 849 euro. Questi sono i prezzi degli iPhone 128 giga. A me sembra, tutto sommato, inlamentabile. Come cosa inlamentabile. Se voi avete qualcosa da ridire, ridete. Ma ora passiamo al vero prodotto poderoso. No, oltre che questo evento c'è un sacco di prodotti poderosi, vi linko un po' il prossimo video. AirPods Pro 2, iPad 10, Apple Watch 8, Apple Watch Pro, Apple Watch SE 2. Quindi tanta roba, tanti prodotti poderosi, però iPhone 14 Pro è sempre un po' la stella che brilla fra tutte. Secondo me l'iPhone, secondo me, è sempre la stella che brilla fra tutte. Vi sarete chiesti perché quando hai parlato di iPhone 14 non hai nominato il processore, il nuovo A16 direte, l'anno scorso c'era l'A15, questa. Perché vogliono fare i bastardi. Sul 14 tutti dicono che metteranno l'A15 potenziato che c'era sui 13 Pro. Bastardata, assurda, però magari risparmiamo anche un po' di batteria, quindi è comunque un ottimo processore. L'A16 sarà due cacchettine di più e sarà solo sui modelli Pro. La vedo un po' come una roba molto brutta solo per il marketing, cioè non la trovo giusta non avere lo stesso processore, perché
però non la trovo neanche così tanto sbagliata, soprattutto per le minime differenze che come ogni anno ci saranno, perché abbiamo il 2,2% di potenzialità in più. Magari due novità sulla GPU, ma anche 6 core di GPU sul A15 potenziato è lamentabile. Dopo la 16 poi abbiamo come nuova novità il LiDAR migliorato. Lo dico, l'hanno detto in tanti, ora non se ne parla di meno perché si parla di tutte le nuove novità, però inizio stagione si diceva, inizio stagione degli iPhone si diceva, LiDAR migliorato, ogni 2 anni facciamo un po', sì dai, nuovo sensore LiDAR, che io la trovo comunque una cosa super inutile per pochissimi. Lo disse già nel mio primissimo video su YouTube, inutile. Bordi del 20% più piccoli, come ogni anno, wow, quindi saranno il 40% più piccoli di quelli di iPhone 12 Pro, wow. Ora passiamo al comparto camere. Ma sono le novità di cui... Cioè ci sarà una roba come l'anno scorso c'è stata la macro o la cinematica o il ProRes. Quest'anno abbiamo qualcosa di nuovo, ma non si può mai intuire veramente di cosa tratterà. Ma invece possiamo parlare di risoluzione, cosa interessante, e di qualità delle camere. Molto interessante. Video in 8K, signori. 8K, che non sono i soldi che spendi per comprarti questo iPhone, anche se dopo ne parliamo, perché anche lì è un rene, tre reni. E almeno la fotocamera principale, 48 megapixel, always on display, e si dice addirittura su tutti e due i modelli di iPhone. Se era scontata, e non l'ho neanche detta perché la devo così tanto per scontata, che ho detto vabbè, però visto che con iOS 16 praticamente si può usare, sistemando qualcosina si può usare, cosa che io non ho voglia di fare quindi non lo faccio, always on display ragazzi, penso su tutti i modelli, sono molto contento. E ora passiamo alle due grandi novità, per una sto scherzando e per una sono serio, i colori. Molto simile all'anno scorso dovremmo avere un nuovo silver, che è il mio colore preferito di iPhone, oh ragazzi è bello, e al posto dell'azzurro un viola oppure un verde, e poi uno dei due viene preso come per l'iPhone 14 base. Cioè il concetto è quello, sempre i soliti colori, però ok, va bene, magari anche un nuovo gold ci tirano fuori, sarebbe figo. Cioè a me l'iPhone gold non mi piace, però l'ultimo iPhone gold bello era l'XS, infatti io c'avevo gold perché era veramente un bel colore, però ora basta. Invece ora parliamo della vera grande novità, cioè non che del viola non se ne stia parlato, perché si è parlato 50% del viola dell'iPhone nuovo, però il nuovo notch, la nuova pillola, è molto più figa. E perché pillola? Perché non sarà più così, ma bensì unita col software, così. Che se fossero stati solamente pixel morti o inutilizzati per fare questa cosina molto più fine, che io trovo anche più brutta perché è meno iconica, però vabbè, l'avrei trovata una grandissima perdita di pixel. Invece fanno una cosa molto più interessante, ci mettono i LED. Sarebbe stato bello, ma no, non LED di notifica, ma i LED di uso fotocamera, uso microfono. Ora parliamo di prezzi del nuovo iPhone 14 Pro e Pro Max. 100 euro di più, o poco meno, spero poco meno, o poco più, non spero poco più. Quindi un iPhone 14 Pro a 1289 euro dicono, un iPhone 14 Pro Max a 1389 euro, 128 giga entrambi. Io ho paura per il modello da 1 tera del Pro Max. Vi ho fatto spendere i soldi solo con la mente? Qualcuno di voi comprerà questo iPhone? No! Io ve lo dico comunque, sì! Lascia un like? No dai, perché? Un video di merda, non devi lasciare like, cazzo!